Il tempo di avvento, tempo di austerità, tempo di mestizia, si interromperà giorno 8 per la solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, una festività mariana molto cara alla pietà e alla tradizione popolare. Negli ambienti filippini, poi, se ci pensiamo per un attimo, Maria, che è la fondatrice, secondo quanto diceva San Filippo Neri, della congregazione dell'oratorio, occupa un posto singolare, un posto particolare. Guardiamo dunque a Maria in questa solennità, facendo nostra una delle giaculatorie più care al nostro padre fondatore, che quando la invocava le diceva: Vergine Maria, Madre di Dio, pregate Gesù per me. Maria, per singolare grazia, per dono di Dio, fu preservata, fu resa immune dal peccato originale. Per comprendere in profondità il significato insito in questo dogma relativo alla Madre di Dio, possiamo lasciarci aiutare, farci guidare dalla pagina del Vangelo che nella solennità verrà proclamata. L'Evangelista Luca narra l'annuncio dell'angelo alla Vergine Maria. Maria proferisce il suo assenso, proferisce il suo sì a Dio, docile alla voce dello Spirito, docile alla voce di Dio. E di Dio si dichiara l'umile ancella, proprio perché chiamata ad essere madre di Dio, proprio perché chiamata da Dio ad essere madre del suo unigenito figlio, Maria, per singolare grazia, viene preservata dal peccato originale per essere quel vaso, per essere quel tempio purissimo che accoglierà in sé e nel suo grembo il Figlio di Dio. Questo nostro incontro gioioso con l'Immacolata diventa occasione propizia per invitare tutti voi sabato 10 dicembre alle ore 18:30, durante la celebrazione eucaristica. Infatti verrà inaugurato il nuovo presepe dal tema Ecco la dimora di Dio tra gli uomini. Esso, che è stato realizzato dai chierici e dai giovani dell'oratorio per questa comunità oratoriana, vuole esprimere la solidarietà delle popolazioni italiane per quei nostri fratelli e quelle nostre sorelle colpite dal terremoto. Maria, l'Immacolata, interceda per noi, presenti a Dio le nostre necessità, ci guidi nel nostro cammino, mentre noi adesso la invochiamo con quella cara giaculatoria: O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo.